per l'altra bambina, gliel'hanno detto che la sorellina è volata al cielo e la mamma diceva voglio che la bambina continui la sua vita normale. Per questo Mamma Gloria ha portato oggi la sua primogenita all'asilo, nonostante la tragedia che con il marito Sirio Chinellato ieri l'ha colpita al cuore. Perché non c'è altro aggettivo per una bambina di 1 anno e mezzo uccisa dal caldo oppressivo all'interno di un'auto lasciata sotto al sole dal papà, colpito da un vuoto di memoria che gli ha completamente cancellato l'appuntamento con la consegna della piccola all'asilo prima di recarsi al lavoro. E oggi alla Lodes di Marcon non c'era nessuno, anche se l'azienda esprime vicinanza con il dipendente colpito da questa doppia tragedia. Doppia perché oltre alla morte della figlia c'è la consapevolezza di esserne stato la causa. Per questo ieri Sirio e Mamma Gloria, dopo la dimissione dall'ospedale, hanno voluto incontrare il parroco. Ci siamo abbracciati, niente altro, perché credo che la cosa migliore, io invito anche tutti quanti a entrare in un rispettoso silenzio. Parole che riecheggiano nell'abitazione di Via Veronese, dove la famiglia Chinellato, originaria di Salzano, vive da 5 anni e che danno la misura della tensione causata anche dall'ondata di insulti arrivati via social a Papa Sirio. Leoni da tastiera ai quali Don Paolo risponde con una riflessione. Soprattutto che non succeda loro di vivere esperienze del genere perché sarebbe pesante, molto pesante. Ma contemporaneamente sono invece tanti i messaggi di solidarietà che arrivano in municipio al sindaco Bortolato. Questo è un cittadino, cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché è lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza. Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, antiabbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi due genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera li vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino a loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo.